Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Continuiamo in collaborazione con Nasso Camere Estero, Your Italian Hub e Italy, le nostre puntate per mettere a confronto Italia e Stati Uniti. I nostri ospiti di OK Italia Parliamone oggi per parlare di come le imprese italiane presenti negli Stati Uniti d'America stanno vivendo questo delicato momento di crisi economica. Abbiamo Carolina Spera e Giovanni Iammarone. Benvenuta Carolina, benvenuto Giovanni. Buongiorno, Bene, grazie a tutti per averci invitato quest'oggi. chi sono Carolina Spera e Giovanni Iammarone? Sono due commercialisti italiani che appartengono allo studio Grassi, che ricordiamo è uno dei più grandi studi di contabilità a New York, che è specializzato nel seguire le aziende tra Italia e America. Ma con noi in trasmissione, come sempre, la mia compagna di viaggio in questo ciclo di approfondimenti, Letizia Airos, Editor in Chief di Italy Network. Benvenuta Letizia. Saluto a tutti, vediamo di procedere con questa iniziativa che sta andando benissimo, direi. Bene, bene. Carolina, partiamo proprio da lei. Ecco, le chiedo, quando ha maturato la scelta di trasferirsi a New York per svolgere la professione di commercialista? E soprattutto mi interessa sapere come ha fatto ad approdare lo studio Grassi, che sappiamo essere addirittura il 17° studio più importante di New York. Beh, io ho sempre avuto la passione dell'estero, sempre fin da quando avevo 16 anni avevo sempre il desiderio innato di spingermi al di fuori dei nostri confini e man mano la mia carriera universitaria poi si è sempre di più concretizzata. E una volta raggiunto il traguardo della licenza, avendo preso il tritolo in Italia, dopo mi sono un pochino più aperta ad esperienze al di fuori dell'Italia e sono riuscita appunto ad arrivare a New York. Grazie, è stata una grandissima opportunità che mi si è proposta quando appunto stavo già vagliando le opportunità e le scelte anche che la città propone. E ho avuto veramente una grande opportunità a far parte di questo bellissimo studio. Io farei la stessa domanda a Giovanni e a Giovanni Iammarone e chiederei anche a lui però un pochino di storia dello studio, come nasce lo studio Grassi & Co. ha come presidente un italo-americano e si occupa in maniera particolare, ripeto, abbiamo parlato dell'Italia, ma non solo dell'Italia, riesce, diciamo, a lavorare su tutti quanti quelli che sono gli aspetti internazionali e nelle operazioni, diciamo, commerciali. Sì, io ho avuto la fortuna di fare un master in diritto tributario internazionale molto giovane, avevo 23 anni, e da lì ho capito che mi interessava proprio. Il mio sogno era fare il commercialista italiano all'estero e sono riuscito ad approdare negli Stati Uniti a 27 anni, quindi era nel 2015. E quindi sono stato prima nei grandi studi da Bologna, sono partito anch'io. Poi sono approdato a New York nel 2015, poi ho avuto una breve esperienza in California e dalla California, grazie, ho ricevuto una chiamata dallo studio numero uno italiano a New York che ho dovuto dire di sì, senza alcun dubbio. Ci parli di Quindi, Grassi & Co? Ci dici. sì, grazie, è uno studio, come abbiamo detto, è uno dei 20 più grandi studi a New York City. Dalle top 100 delle società di contabilità in America. Grassi è nato nel 1980 da Lou Grassi, proprio da una persona singola che è riuscita, figlio di immigrati italiani, è riuscito ad espandere, a crescere. Ad oggi siamo più di 350 professionisti. La quintessenza del sogno americano, quindi. Sì, ed è bellissimo perché sentiamo proprio questa atmosfera che si respira in ufficio ogni giorno di questi italo-americani. Siamo tantissimi italo-americani che appunto riusciamo a collaborare. Ci sono anche avvocati, commercialisti. Quindi è uno studio che dà consulenza a 360 gradi. Io alle vostre spalle vedo l'immagine, appunto, la sala riunioni dello studio Grassi. Questo mi fa pensare che siete in smart working e siete impegnati a lavorare, ovviamente, non in maniera attiva durante questa purtroppo grave pandemia. Proprio di pandemia voglio parlare adesso. Vi chiedo in che modo il vostro lavoro,
ha subito delle modifiche, si è dovuto adattare ai tempi proprio in virtù della pandemia Covid-19. Come riuscite a garantire ancora assistenza alle tante imprese che si rivolgono a voi? Se posso rispondere io dal mio punto di vista, la nostra firm era già molto pronta prima di questa necessità a cui il mondo si è dovuto sottoporre. Noi già da prima, devo dire, e Giovanni può appunto affermarlo, eravamo abbastanza flessibili, nel senso che l'ufficio ha investito tantissimo nell'IT, nei nostri programmi, e nel garantire ai propri professionisti un'assistenza dei programmi che possano aiutare tutti a lavorare sia da casa che al lavoro in ufficio che anche presso i clienti. Però dal mio punto di vista questa pandemia ha fatto fare un passo in avanti a tutti per cambiare le abitudini. Purtroppo non incontriamo più i nostri clienti vis-à-vis come tutti, però li incontriamo come quest'oggi tramite Zoom. Si è un po' è cambiato, diciamo, l'abitudine. Io personalmente sento la mancanza anche di questo approccio di presenza, però devo dire che noi siamo riusciti ad raggiungere un'efficienza ancora maggiore rispetto a prima, anche in organizzarci i tempi, anche solo per andare presso un cliente. Banalmente i professionisti devono, tutti noi dobbiamo aggiustarci, organizzarci per raggiungere determinate location, come per altre organizzazioni, viaggi, itinerari e quant'altro. Quindi devo dire che in questo noi eravamo già avanti grazie alla grande efficienza dell'ufficio. Sì, io chiaramente ho conosciuto il fondatore, Lu Grassi, come ho conosciuto anche il signor Totino, e mi raccontavano come loro da un bel po' di tempo hanno, diciamo, capito come il momento di come la professione del contabile stia cambiando, no? Per cui bisogna al tempo stesso riuscire a fornire più servizi e in maniera sempre più efficiente e internazionale all'interno dello studio. Ora, ritornando alla pandemia, cosa è successo? Mi piace che voi lo raccontate in termini, diciamo, semplici, dai primi giorni in cui tutto sommato si è cominciato a capire cosa stava succedendo e poi quali sono stati i problemi più seri, le necessità dei vostri clienti che avete dovuto affrontare e superare. Ma allora... Vai, uno di due. Parti tu, Giovanni, vai, inizia tu, scusami, ho già parlato. No, dicevo che io e Carolina l'abbiamo vista... un'onda a venire dall'Italia perché stavamo negli Stati Uniti e quindi era, mentre in Italia già a marzo, febbraio dell'anno scorso c'era, diciamo, il primo lockdown, quindi stava arrivando negli Stati Uniti, c'era ancora qualcuno che diceva no, ma da noi non arriva, però poi a marzo è arrivata anche negli Stati Uniti, tant'è che l'ufficio Grazia, anche come tutti gli altri uffici a New York City, hanno dovuto chiudere e ci siamo ritrovati da un giorno all'altro a lavorare da remoto. Grazie agli investimenti fatti da Grassi proprio a livello tecnologico, a noi non è cambiato assolutamente nulla a livello operativo, siamo stati super efficienti accanto al cliente, e io e Carolina comunque lavoravamo da oltreoceano con molti clienti, quindi alla fine è cambiato veramente poco. Però abbiamo visto tutti i nostri clienti a fianco a noi a New York che hanno affrontato un periodo veramente difficile perché hanno dovuto ridurre personale, hanno avuto chiudendo tutti gli uffici, quindi hanno avuto problemi con il real estate, con l'affitto. Però allo stesso modo ci sono stati tanti aiuti da parte dello Stato americano, dagli Stati Uniti, che hanno aiutato attraverso degli stimoli, ad esempio all'aiuto al Paycheck Protection, all'aiuto degli impiegati, degli stipendi. Più che vogliamo dire aiuto, contributi, diciamo, consistenti di denaro, no? Perché... Sì, degli stimoli e dei prestiti, sì, all'inizio, che poi sono diventati anche, che se questi prestiti sono stati utilizzati per determinate risorse, sono anche poi divenuti non restituibili, cioè non sono stati richiesti. Immagino anche, no? Perché in America, insomma, c'è un sistema di tassazione che aiuta molto le imprese. Ecco, Letizia, a me sai cosa interessa sapere? Magari ci risponde proprio Carolina. In Italia, per poter beneficiare di tutta una serie di iniziative messe in campo dal governo, le aziende
hanno dovuto far fronte a determinati adempimenti. Ecco, la stessa domanda, visto che dobbiamo raffrontare un pochino le esperienze nei due paesi, vi chiedo quali sono stati gli adempimenti più importanti che le aziende che avete voi anche seguito hanno dovuto fare per poter beneficiare dei contributi, delle agevolazioni, o se questi sono arrivati in maniera diretta senza dover fare nulla di particolare. Allora, prima di tutto vorrei rispondere a Letizia alla precedente domanda dicendo che quello che mi ha colpito di più in me, quando tutto è iniziato, è stato non solo la capacità di capire la situazione da parte del nostro studio, ma soprattutto di già pensare al passo successivo, a come aiutare i clienti. Quello è avvenuto quasi come un click, quasi proprio allo stesso nel secondo in cui iniziavamo a capire che cosa stava succedendo. Per cui il nostro ufficio ha iniziato da subito a organizzare un team specializzato per affrontare queste esigenze e anche come aiutare al meglio i nostri clienti. E se fosse qui oggi lui con noi direbbe che noi siamo stati l'apripista molto fieramente rispetto alle altre uffici in questo senso, negli aiuti ai clienti e alle aziende. E anzi, a tanti altri diciamo un costante aggiornamento sul sito che è fruibile diciamo, dai vostri clienti, ma anche da altri, insomma, voglio dire, in cui aggiornate su tutte quante le iniziative. E anche almeno una volta alla settimana, se non di più, insomma, questo poi dipende dagli aggiornamenti del congresso, c'è almeno una volta a settimana un meeting, una conference call aperta a tutti, chi volesse registrarsi. Ritornando a questa domanda, diciamo che i prestiti più importanti a cui io e Giovanni abbiamo lavorato sono stati appunto i Payroll Program Plan, ovvero un prestito a fondo perduto a titolo contributivo. Cosa vuol dire? Che per ciascuna tipologia di azienda non si guarda troppo nel settore, ma per lo più si guarda nella grandezza. Il Congresso ha attribuito un determinato ammontare di prestiti sulla base dei dipendenti e sul costo dipendenti annuale, con una serie di prerequisiti da avere. Allora, a marzo stiamo parlando, come funzionava? Le banche, che appunto erano i soggetti erogatori, no? Al momento di questi fondi, hanno iniziato a lavorare subito per creare delle piattaforme, in modo tale che tutti i loro clienti potessero fare accesso a questa piattaforma online e fare l'application fornendo tutti i documenti e i prerequisiti richiesti. È stato un lavoro durissimo, noi abbiamo lavorato a fare questi calcoli, a far sì che appunto a capire che i nostri clienti potessero rientrare e in quali casi potessero rientrare, ed è stata anche un po' una corsa al tempo, perché come voi ben sapete questo Payroll Program Plan è stato il primo round, è finito quasi nell'immediato, dopo è stato autorizzato un secondo round e anche adesso stiamo vivendo un nuovo ciclo di prestiti che è stato appena... Carolina, ma volevo capire una cosa, è stata una sorta di click day, quelli che sono molto criticati in Italia, o le risorse c'erano per tutti? Ma allora, all'inizio devo dire, le risorse sono state di più, però voi sapete che gli Stati Uniti sono un paese molto grande, per cui era un insieme tra essere pronti ma anche essere efficienti e veloci nel presentare queste application. È stato un lavoro durissimo, noi veramente, tutto il nostro team ha lavorato assiduamente, con orari abbastanza, diciamo, molto lunghi, e tenendo in considerazione che in America da gennaio il 15 di aprile si chiama busy season, perché è il momento in cui abbiamo un più alto volume di lavoro. Quindi qui siamo a marzo, metà marzo, dove all'inizio di aprile le banche erano, per lo più molte, la maggior parte delle banche erano pronte per ricevere questa application, quindi per noi è stato proprio un periodo caldo. Diciamo che rispetto all'Italia c'erano tanti soldi, sono arrivati anche velocemente,
però non è tutto quel che luccica, ovvero ci sta un grosso lavoro da parte del consulente di forma, anche qui non è che sono arrivati in automatico, diciamo. Però una bella differenza, Letizia, è che qui le banche erano pronte per dare le risorse. Da noi i rallentamenti, soprattutto sulla prima tranche di finanziamenti di aiuti alle imprese, sono stati rallentati proprio da una sorta di melina, permettetemi questo termine calcistico, che è stato fatto proprio dagli istituti di credito che erano timorose nel dare le risorse alle banche. Sì, no, è una situazione, diciamo, un po' diversa. Diciamo, un aiuto diretto all'inizio è arrivato che sono arrivati 2.000 dollari sul conto corrente di tanti americani, questo in modo automatico. Ecco, questo è importante. Che... Questo l'abbiamo anche visto in altre trasmissioni, indubbiamente è stata la più grande differenza rispetto a ciò che è successo in Italia. Se posso aggiungere, adesso noi stiamo lavorando per lo più al forgiveness, cioè all'application, che dà la possibilità ai nostri clienti di ricevere, di non dover ridare. Restituire i prestiti sia appunto utilizzati secondo la normativa. Quindi, in sostanza, è il ciclo conclusivo di questa applicazione iniziata attorno a aprile, per i prestiti appunto erogati a fondo perduto. Quindi adesso è il momento in cui gli imprenditori possono un po' tirare un respiro di sollievo perché appunto la pratica è finita e anzi se rientrano nelle categorie possono accedere a ulteriori fondi. Prestiti chiaramente calcolati sul fatturato dell'anno precedente, no? Allora, no, questo in particolare è sul costo del lavoro, payroll, quindi Lavoro. sui contributi. In sostanza questo nasce perché la logica era levitare i licenziamenti corposi, come peraltro si sono realizzati, perché nel giro di un mese la disoccupazione è salita oltre al 20%, e quindi la logica che è stata, diciamo, pensata, no, per questi prestiti è quello di dare la possibilità agli imprenditori di mantenere proprio i propri dipendenti senza dover tagliare, al di sopra del 25% gli stipendi. No, Quindi mantenere una forza lavoro e un ciclo. non voglio aprire adesso una polemica, ma chiaramente il sistema fiscale americano è molto più limpido e, diciamo, più conseguenziale di quello italiano. La famosa riforma, insomma, da noi in Italia serve come se non serve. E beh, se ne parla anche da tanto, Letizia, però purtroppo stenta Quando è da... tutto più limpido, il pagamento delle tasse, secondo me è anche più limpido, se non mi sbaglio, almeno credo, insomma, anche in questi momenti di difficoltà riuscire, diciamo, a risolvere in qualche modo. Ecco, Ma però io... volevo capire una cosa, ecco, Letizia, ma tu anche vivi a New York, come d'altronde i nostri due ospiti di oggi sono lì a New York. Quali sono i settori, ecco, quali tipi di imprese hanno maggiormente, per vostra esperienza, sentito e continuano a sentire soffrire per la crisi legata alla pandemia Covid-19? È Io chiaro immagino che che sia un po' innanzitutto si più pensa a lungo. ristorazione e turismo, però vorrei sapere se sono solo questi. Lo rispondete voi? Beh, ma io credo che sia un po' come in Italia, ristorazione e turismo, e poi non sono imprese, però lo sono in America, tutto il settore universitario che sta effettivamente in questo momento. Per via della non presenza, siccome le università sono pubbliche, sono private, la maggior parte si paga la retta. Diciamo che in America un costo forte era dato dall'affitto, che è Agli praticamente la affitti. maggior parte del bilancio delle società italiane in America, e quindi soprattutto quelle retail, comunque che hanno uffici, i negozi o uffici che hanno dovuto pagare senza No, utilizzare. io credo un po' come in Italia, qui secondo me si aggiungono le università private. Ecco, però per quanto riguarda i fitti, si diceva noi il costo della locazione è un costo che incide molto in termini di bilancio. C'è stato qualche aiuto, per esempio in Italia qualche tentativo di aiuto in quel senso è arrivato. La stessa cosa è stata anche negli Stati Uniti oppure no? Sì, una parte del Payroll Program Plan è stata adibita anche per la maggior parte per il costo dei contributi e la minima parte all'inizio era il 70%, scusate, il 60% e poi dopo è aumentato di 10 punti per utenze e affitti, ma ci sono stati altri tanti, tanti aiuti, tanti piccoli aiuti, in modo tale che l'imprenditore potesse cercare di affrontare questi costi fissi nel migliore dei modi. Però purtroppo
come ha detto Giovanni, gli affitti commerciali soprattutto è un costo che senz'altro incide molto. Ma voi siete lavorati in una realtà molto particolare, praticamente tra due oceani, no? Comparando e poi utilizzando sistemi diversi. E questa secondo me è un po' la strada verso cui stava già andando il futuro. Ma come la vedete dopo la pandemia, la vostra esperienza? Pensate che questo periodo porterà dei cambiamenti ancora? Ci avete fatto una riflessione, Giovanni? Ci hai un po' pensato? Sì, senza dubbio è cambiato il mondo, è cambiato, si lavora da remoto e vediamo sempre più aziende adesso ad assumere direttamente dipendenti senza considerare mai di vederli, addirittura, soprattutto in America. Non so se in Italia si sono organizzati in questo modo. Ovviamente io e Carolina ci siamo trovati avvantaggiati perché lavoravamo in questo modo già da anni. Perché soprattutto avendo poi la famiglia anche dall'altra parte dell'oceano, siamo abituati praticamente a leggere le notizie la mattina in due lingue diverse, in due continenti diversi. Però sì, senza dubbio, appunto, a noi ha aiutato tanto e senza dubbio ha portato tutta la società verso quella direzione. A me interessava proprio intervistare voi perché voi vivete questa realtà particolare che aveva già un po' anticipato i tempi e quindi diciamo interessante raccontarla anche in Italia. Sì, non so, Carolina, sei. Carolina, hai pure tu un commento? Ma io, come dicevo prima, questa è un po' l'espressione del mio desiderio che ho sempre avuto fin da piccola, vedere che anche di fronte a una difficoltà così grande, no? Che tutto il mondo sta vivendo, essere in grado di poter fare il mio lavoro e di poter essere più flessibile, di andare a trovare la mia famiglia senza dover prendere troppi giorni di lavoro senza stare troppo preoccupata è veramente una grande ricchezza, oltre al fatto di poter vivere due realtà profondamente diverse tra loro, ma proprio per questo apre tantissimo la mente e è un'esperienza fantastica, soprattutto anche con le persone con cui noi ci raffrontiamo tutti i giorni, non solo tra colleghi, ma con i clienti che non sono solo italiani, ma vengono da tutta Europa, se non da tutto il mondo. I Sì, clienti clienti non sono solo soprattutto italiani, ma per quanto è importante secondo voi per un italiano trovarsi con qualcuno che conosce la realtà italiana e al tempo stesso la realtà americana? Perché sono una serie di aggiungerei accorgimenti che molte volte vengono fatti male proprio per questo, perché non si sa. sì, infatti aggiungerei l'utilità che cioè, sia io che Carolina ci sentiamo utili perché riceviamo praticamente richieste di aiuto adesso da due diverse parti del mondo. Che aiuto vero, cioè di società, di CFO, CEO che hanno bisogno veramente di come leggere una norma, di come, perché poi bisogna farlo velocemente, quindi di informazione, diciamo, quello di cui hanno tutti bisogno oggi è l'informazione vera e semplificata, come ci hai chiesto tu prima, di semplificare un attimo la conversazione, proprio perché comunque noi ci troviamo a parlare con italiani che a volte neanche parlano benissimo inglese. Ecco, continuiamo a parlare proprio delle nostre imprese. In chiusura vorrei dare un messaggio, se possibile, positivo, come io e Letizia siamo soliti cercare di dare durante ogni nostra trasmissione, positivo per il futuro che ci aspetta. Ecco, oggi se un imprenditore italiano decide in questo momento di crisi, noi sappiamo bene che nei momenti di crisi bisogna veramente rimboccarsi le maniche e cercare di sfidare la crisi. Per anche intercettare nuove possibilità, nuovi sviluppi di mercato. Un imprenditore italiano che oggi, nel pieno ancora della pandemia, dovesse decidere di venire ad investire negli Stati Uniti, voi che consiglio pensate di dare? Che deve aspettare o comunque può trovare anche possibilità valide, pur fra mille difficoltà, e seguito, ecco, ovviamente da professionisti che lo accompagnino in questo percorso? È possibile investire oggi e creare attività produttiva negli Stati Uniti dall'Italia? Assolutamente sì, e penso che proprio tutti questi aiuti che ci sono stati hanno incentivato ancora di più, diciamo, gli italiani perché hanno visto la differenza che c'è stata, anche se c'era, come abbiamo detto, un grosso lavoro alla base, ma ci sono stati forti aiuti. Cioè, se un italiano avesse investito l'anno scorso, comunque avrebbe
ricevuto un grosso aiuto da parte dello Stato e senza dubbio poi se chiamano me o Carolina avranno una strada molto più... E questo è uno spot che state facendo praticamente adesso. Vabbè, si diventa americani stando in America, no? È un vero spot. Ma se posso aggiungere su quello che Giovanni sta dicendo, è anche per noi un grande vanto riuscire ad aiutare e a supportare queste aziende, perché purtroppo non le aziende italiane che hanno questo desiderio, che possono farlo, ampliarsi verso il mercato americano, sono senza dubbio delle aziende uniche. E per quanto mi riguarda, io amo viaggiare, quindi ovunque io sia andata, gli italiani nel mondo si fanno sempre distinguere nel meglio. E quindi senza dubbio io, questo è il messaggio positivo che dico a tutti, di non mollare, di continuare a seguire i propri progetti, perché quello che un italiano porta al di fuori del nostro bellissimo paese non ha uguaglianza, è bellissimo. Qualsiasi prodotto e servizio. È una bellissima conclusione. Ecco, la conclusione, Letizia, dopo lo spot di Giovanni, però la conclusione di Carolina ha ampliato un pochino l'orizzonte per tutti noi. Io ringrazio veramente i nostri ospiti, Carolina Spera e Giovanni Iammarone, per essere stati con noi, perché è veramente utile per chi ci ascolta avere dei contributi da parte di chi vive realmente determinate situazioni, determinate realtà, perché possono essere di stimolo, anche di voglia di emulazione da parte di tanti altri, magari giovani che si sono appena laureati e che devono decidere ancora cosa fare del proprio futuro, ecco, sapendo che comunque se si ha voglia di fare e c'è dedizione e passione per qualcosa, veramente si possono raggiungere i risultati e avere anche le tante meritate soddisfazioni. Letizia, cosa mi puoi dire tu al riguardo? Beh, mi sembra che la tua conclusione sia la migliore, insomma, si può fare, ecco, si può ancora fare, e probabilmente dopo questa pandemia avremo ancora più forza di prima. Bisogna solo fare attenzione a non fare errori, e troppi almeno, qualche errore non guasta, e non commettere ingenuità, ma insomma ci vorrebbe un altro collegamento con loro per capire, per sapere poi quali sono effettivamente le ingenuità che si commettono quando si viene qui negli Stati Uniti con un'azienda magari. Però non si può fare. E sicuramente torneremo a collegarci, Letizia. Hai lanciato un'idea molto valida. Un grande errore è non affidarsi ai professionisti. Va bene con questi spot. Hai imparato benissimo. E volevo avvisare tutti i nostri ascoltatori che è l'uomo marketing e il commerciale dello Studio Grassi. A questo punto l'abbiamo capito. Allora io ringrazio di nuovo i nostri ospiti, ringrazio Letizia. Ringrazio i nostri ascoltatori e sicuramente torneremo a collegarci anche con Carolina Spera e Giovanni Iammarone per avere ulteriori approfondimenti dal mercato statunitense. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie per questa chiamata. Grazie mille. Grazie.